L'odierno approfondimento coinvolge anche lo sport, ma parte da un'iniziativa che si è celebrata ieri in tutta Europa. Si tratta della Giornata dei Giusti. Qui siamo a Pescara, Villa Sabucchi, dove esiste già da qualche mese il Giardino dei Giusti, che per l'occasione si è arricchito di due nuovi alberi dedicati a Dada Rossi e Nelson Mandela. I nuovi giusti sono stati scelti dagli studenti di quattro istituti superiori cittadini: il Liceo Scientifico Galileo Galilei, l'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Volta, il Liceo Artistico Musicale Coreutico Misticoni Bellisario e l'Istituto Tecnico Commerciale Aterno Mantonè. Le scuole fanno parte del progetto Conversazioni a Pescara, Società Scienza e Letteratura, che insieme a Gariwo e al Comune hanno istituito il giardino all'interno della villa. Ed ora il racconto della giornata con i contributi degli intervistati. Oscar Bonamano, perché i giusti e chi sono i giusti? I giusti sono quelle persone che a un certo punto della loro vita hanno scelto, dovendo scegliere tra il bene e il male, hanno scelto il bene, quindi non sono degli eroi ma sono delle persone che con il loro comportamento hanno determinato una parabola positiva per la società. Oggi infatti qui dedichiamo due alberi, uno a Nelson Mandela e uno a Dada Rossi, e la vita di Nelson Mandela testimonia, diciamo, in maniera più chiara di quello che forse ho potuto dire io, che cosa significa essere giusti nella società contemporanea. Manifestazione che interessa non solo l'Italia ma addirittura tutta l'Europa. Sì, noi abbiamo fondato questo Giardino dei Giusti a Pescara, a Villa Sabucchi, il 5 di dicembre, e grazie al fatto di aver conosciuto il presidente dell'associazione Gariwo, che è uno scrittore, si chiama un saggista, Gabriele Nissim, che è stato ospite di questo festival letterario che facciamo a Pescara, che si chiama Conversazione a Pescara, e che facciamo con quattro scuole. E quindi, diciamo, dopo l'inaugurazione che abbiamo avuto il 5 di dicembre, oggi abbiamo piantiamo questi nuovi due alberi, e oggi, che è la 6 marzo, che è la giornata mondiale dei giusti, ci sono contemporaneamente più di 200 manifestazioni in tutta Italia. Quella, diciamo, che avrà il compito un po' di riassumerle tutte si farà questa sera nel Duomo di Milano, alla presenza tra l'altro anche da un punto di vista popolare delle squadre del Milan e dell'Inter. Buonamano, a proposito di squadre, siccome bisogna, è necessario tifare per i giusti, avete coinvolto proprio il mondo del calcio, la FIGC. Sì, questo però fa parte di un progetto molto più ampio. Abbiamo fatto un accordo con la FIGC e infatti in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A è stato letto un messaggio proprio che celebrava questa giornata. Da oggi inizia un percorso con la FIGC in cui vorremmo coinvolgere anche le squadre giovanili. Il Pescara è la prima società di Serie B che partecipa, diciamo, a questa manifestazione. Io sono molto soddisfatto personalmente e ringrazio il presidente Daniele Sebastiani e tutta la società che ha voluto partecipare a questa giornata, perché lo scopo fondamentale è quello di tifare per il bene. Di tifare per il bene nella società, ma ovviamente di tifare per il bene anche all'interno dei campi di calcio, dove è legittimo tifare per la propria squadra, è legittimo gli sfottò, però tutto deve fermarsi lì e vincere comunque un sentimento di condivisione, in questo caso di condivisione della bellezza dello sport. Sindaco Alessandrini, lo dicevamo prima con Oscar Buonamano, bisogna tifare per i giusti. Ah, quello sempre, perché i buoni vincono sempre. Poi qui sono in un bellissimo giardino e dedichiamo degli alberi a personaggi illustri. Nelson Mandela lo conoscono tutti, penso, il padre della lotta all'apartheid in Sudafrica, il simbolo della lotta, diciamo, contro le disuguaglianze, contro le segregazioni. 27 anni di carcere a Robben Island, che è un posticino niente male davanti a Cape Town. E poi Ada Rossi, invece, una partigiana che, insomma, ha speso giovinezza, anni a favore degli altri quando c'era la guerra in questo paese. E lo facciamo con le scuole, che è sempre cosa buona e giusta, perché serve appunto tramandare la lezione dei giusti, e perché qui è anche parte, no, del dibattito pubblico oggi. Bisogna recuperare l'insegnamento della storia, maestra di vita, dicevano gli antichi, e questa è una verità di ieri e anche di oggi. Oggi sono piantati questi due alberi nuovi, però ci sono già degli alberi qui a Villa Sabucchi dedicati a dei giusti. Eh sì, beh, questo è un giardino che cresce, ne avevamo piantati alcuni mesi fa, adesso nell'ambito di un progetto più complessivo continuiamo e continueremo ancora, perché poi dice il saggio orientale che se vuoi essere felice per tutta la vita ti devi occupare di un giardino. Insomma, mi sembra un ottimo modo per impegnare il proprio tempo. Prefetto Basilicata, è sempre importante lanciare dei messaggi per le nuove generazioni. Quella
quella di oggi è una di quelle manifestazioni, di quelle giornate. Sì, è una giornata molto importante dedicata qui al Giardino dei Giusti di Pescara a due persone, un uomo e una donna, Nelson Mandela e Ada Rossi, che hanno lottato per la libertà, per la democrazia e per l'uguaglianza. Quindi un messaggio che è importante rinnovare sempre. E c'è bisogno sempre di più giusti nel mondo. Assolutamente, ma io questo auspicavo, che questo giardino divenga molto fitto, perché ce ne sono tanti e ce ne saranno altrettanti. Si diceva protagoniste le scuole, e allora ecco le riflessioni dei quattro dirigenti scolastici e di alcuni studenti. L'esperienza è molto interessante, anche perché lavorare in rete con gli altri colleghi, con gli altri licei, ha arricchito i nostri studenti, ha dato davvero moltissime piste di lavoro per poter poi portare nella vita di tutti i giorni, nello studio di tutti i giorni. E la tematica dei giusti è veramente un passo avanti verso quella formazione alla cittadinanza attiva dei nostri studenti. Siamo qui per educarci insieme alla responsabilità condivisa, alla responsabilità personale, perché il bene è possibile anche nelle scuole, soprattutto nelle scuole. È un evento di speranza, è un evento di educazione alta, perché noi abbiamo il compito, perché di speranza, perché è il luogo voluto fortemente da tutte le realtà culturali, educative, formative, sociali, territoriali, tutti, perché anche Pescara abbia visibilmente questo luogo che grida l'unità, la corresponsabilità, e che noi costruiamo ponti per tutti, e la memoria è fondamentale per alimentare sempre di più un cuore e un'intelligenza viva, costruttiva e piena di speranza. L'obiettivo è quello di far passare un messaggio forte ai ragazzi attraverso la didattica, attraverso gli incontri con gli autori, attraverso gli incontri con le esperienze forti delle persone. Il Giardino dei Giusti è un'esperienza forte, è non solo luogo di responsabilità, ma anche luogo di consapevolezza. Soprattutto è un luogo dove invitiamo i ragazzi a ragionare su problematiche alte, su quella che è la quotidianità che affrontano nella loro vita. Invitarli a riflettere, invitarli ad essere partecipi di questi eventi è un passo importante per i cittadini che stiamo aiutando a formare. Anna, che manifestazione è stata questa? Questa è stata una manifestazione riguardo il Giardino dei Giusti. Anche la scorsa volta era presente Gabriele Nissimo, uno scrittore spettacolare, che ha parlato proprio di questi giusti, sì, ovvero di persone che sono vicine a noi, quindi non persone magari ideali, lontane, persone che non hanno niente a che fare, ma persone che hanno fatto qualcosa di concreto, che sia nel bene, che sia nel male, ma nonostante questo hanno portato avanti una propria causa importante e l'hanno raggiunta. Riccardo, è un giardino che cresce, questo dei giusti, c'è bisogno non soltanto a Pescara ma nel mondo di giusti? Certo, allora nell'ambito di Conversazioni a Pescara abbiamo parlato di questi due alberi che simboleggiano uno Nelson Mandela e uno Ada Rossi, che simboleggiano anche la libertà, ma soprattutto una crescita culturale, collettiva della nostra comunità. Anche civica, se vogliamo. Davide, possiamo dire che è un momento importante di riflessione, no, questo? Sì, è un momento importante per la nostra comunità. Comunque andiamo a simboleggiare due grandi personaggi oggi piantando questo albero, che va anche a simboleggiare la nostra crescita spirituale e l'amore della comunità, che non potremmo mai, come dire, andare a colmare il grande debito che abbiamo verso di loro. Chiusura con il Pescara Calcio, presente all'appuntamento con una delegazione di dirigenti e giocatori. Portavoce dei biancazzurri, il difensore Gennaro Scognamiglio. Non è la prima volta che voi avete questi tipi di contatti con i ragazzi, con gli studenti, con le scuole, è sempre una cosa formativa, non solo per loro ma anche per voi. No? Oggi poi si parla di giusti, c'è bisogno di tanti giusti in più nel mondo. Ah, sicuramente una cosa bella, una cosa importante sia per i giovani ma anche per noi, perché confrontarci con queste iniziative è sempre bello, impari cose nuove, e quindi sicuramente il mondo ha bisogno di più giusti.